sia i sabati colorati, quindi partiamo partendo, il tempo è clemente, anzi molto più che clemente, è un bellissimo settembre, la gente ha risposto al nostro invito, all'invito delle altre associazioni per mettersi veramente su una strada bella, cioè quello di poter tutti insieme uniti attirare gente dalla nostra città, e speriamo che il prossimo sabato sia ancora più numeroso. No, direi che è un'iniziativa più che bella, anche perché è bello vedere le famiglie che portano i propri bimbi e soprattutto a vedere la città movimentata, quindi direi più che positivo. È la prima volta che viaggio in giro, secondo me sono molto belli. Trovo che sia una bellissima iniziativa quella dei sabati colorati, e per richiamare un po' di gente nella nostra città e soprattutto nella bellissima Via Italia. E sono bellissimi gli ombrelli, vanno bene, sì sì. Ogni tanto, meno male che c'è qualcosa di diverso. Diciamo, la manifestazione va bene, porta sempre gente, è piacevole, sicuramente ci sarà più presenza nelle vetrine, a vedere fuori che ci sia gente che gira più del solito. Gli ombrelli sono molto belli, mi piacciono molto, colorati. C'è tanta gente, sì. Abbiamo appena cominciato, però ne abbiamo già incontrati, fatto tante foto, tanti bambini, tante famiglie, molto simpatici. Anche ora, Biella è sempre sottovalutata. Speriamo che porta bene. Vedere questa Via Italia così bella con tante persone, abbiamo avuto la fortuna di avere anche una bella giornata che ci ha aiutati, e quindi siamo molto felici di vedere tante persone in Via Italia, che il centro della città è sempre il posto più bello della città. Bella anche perché io non sono di qua, quindi ci vengo poco. E come l'hai trovata? Mi ha colpito anche perché questi ombrelli danno molta luce, molta bello. Mettono l'allegria? Sì, sì. Piace. È bene alle famiglie, soprattutto ai bambini, almeno la gente esce fuori invece di andare in un centro commerciale, viene a farsi una bella passeggiata nel centro Biella. È una bella iniziativa.